Secondo me è stato tutto grazie alla squadra, che è un lavoro eccezionale da parte degli allenatori, soprattutto dei giocatori. E dal meno 18 si è riusciti a ribaltare la situazione, e è stata, posso dire, un'impresa, anche perché nessuno ci considerava, secondo me, in queste finali, e siamo stati gli outsider e abbiamo fatto un'ottima figura, secondo me. Dal canto mio invece vorrei dire che comunque ho sempre ascoltato che questa squadra aveva la potenzialità per vincere e il talento per vincere. Tuttavia, vedendo come si erano messe le cose, vedendo i problemi che c'erano stati all'interno dell'intera zona e all'interno delle situazioni, ci eravamo resi conto che probabilmente non ce la potevamo fare. Dopo come si era messa la prima partita, abbiamo constatato che noi avevamo la potenzialità per vincere, però dovevamo unirci insieme. E infatti subito si è visto che dopo la partita contro la Fortitudo potevamo vincere, siamo andati su. E piano piano abbiamo scalato la vetta della vittoria e abbiamo conquistato lo scudetto. Niente, anch'io un po'. Abbiamo iniziato una partita decisa, vincere questa finale. Poi altri purtroppo sono stati più bravi, hanno continuato a recuperare, non sono riusciti a segnare. Quindi niente, dopo da dire. Dovevamo mantenere il nostro vantaggio, perché avevamo guadagnato un altro due quarti, invece purtroppo non siamo più bravi. Però è stato un anno fantastico da parte di anche della squadra, peccato per il semifinale, per essere venuto a valutare con i saluti. C'è anche oggi, diciamo, un po' scarico, deluso ancora del meglio, perché avevamo subito la parezza della partita. Nel primo tempo abbiamo visto che la rete non scappava, però avevamo sopperato la testa, però non con il cuore. Nel secondo tempo sono messo sia cuore, testa e anche, diciamo, con le mani, la parte destra. Io ho accettato la partita e siamo andati sopra. È stato un bel derby tra lei e Reto. Per fortuna abbiamo vinto noi e abbiamo chiuso l'anno con una vittoria e un terzo posto in Italia. Sono contentissimo, anche se secondo me potrà portare anche un po' di più. Sì, come diceva il mio capitano, siamo fuori a Valencia da ieri sera, perché dopo non dopo comunque abbiamo perso. E siamo, come già detto, partiti scarichi oggi, però fortunatamente siamo stati lì fino alla metà, ci siamo stessi tiri, pur non essendo molto in partita, diciamo. Nel secondo tempo siamo rientrati un po' più carichi, anche perché c'è una rivalità con la violenza. Ci tenevamo a mettere un punto, diciamo, perché era già dal campionato inverno che dicevamo e volevamo far capire di essere più forti. Siamo riusciti a vincere entrando con la mentalità giusta nel secondo tempo. Una partita difficile, ma intanto che